Se il tirocinio curricolare diventa una forma di sfruttamento, va assolutamente definita un nuovo approccio. Il ruolo dell'università è quello di saper orientare meglio e collegarsi di più al mondo del lavoro. Si fa in parte, alcune aree lo fanno più di altre, i nostri salari sono troppo bassi, soprattutto di coloro che hanno appunto speso anni nello studio e che hanno una laurea e che potrebbero esercitare una funzione di maggiori responsabilità. Stiamo facendo molto per i ricercatori, in modo particolare stiamo dando loro finanziamenti per fare ricerca, sia attraverso i bandi grandi, le grandi filiere, sia attraverso dei bandi individuali o per piccoli gruppi. Utilizzando i fondi del PNRR, quasi 6 miliardi per questo tipo di bandi, e anche fondi nazionali. Quindi stiamo cercando di dare un'opportunità di fare ricerca. Analogamente dobbiamo dare anche un'opportunità di carriera. E in questo senso la riforma, il disegno di legge di cui viene estrapolata adesso una parte come emendamento, prevede di mettere ordine nel pre-ruolo, sia modificando la figura dell'assegno di ricerca in quella del contratto di ricerca, come succede all'estero, che è più dignitoso per il tipo di anzianità e di seniority che hanno queste persone, sia unificando le due tipologie di ricercatore di tipo A tempo determinato e di tipo B in tenure track in un'unica figura di tenure track. In questo modo, se ricercatrici e ricercatori producono, sono forti e riescono a essere abilitati, eccetera, eccetera, in 6 anni, più quelli ovviamente del dottorato di ricerca e del contratto di ricerca, possono diventare professori associati. Se il tirocinio curricolare diventa una forma di sfruttamento, va assolutamente definita un nuovo approccio. Quindi dal punto di vista concettuale siamo assolutamente d'accordo. Il tirocinio curricolare può essere quello scolastico o quello universitario, e nell'ambito di quello universitario oggi abbiamo più tipi di tirocini. Lo stesso Parlamento ha approvato la riforma delle lauree abilitanti, che sono di medicina ma ormai anche di odontoiatria, di farmacia, e tra un po' arriveranno anche biologia, chimica. Quindi questo vuol dire che noi dobbiamo trasferire il tirocinio all'interno del corso di laurea. È un tirocinio obbligatorio che dà crediti formativi e credo che sia fondamentale chiarirci che fare tirocinio non vuol dire lavorare, non vuol dire sostituire il lavoro. Intanto vorrei fare una precisazione, non è che non ci sia più un test d'ingresso, è che il test d'ingresso è suddiviso in tanti piccoli test che si fanno nel corso del quarto e quinto anno delle scuole superiori, quindi è sempre a numero programmato medicina, e per entrare bisogna avere un punteggio alto a questi test, che però sono ripetuti nel tempo e sono sia di apprendimento che di orientamento. Le scuole di specializzazione, allora, se vede quante borse sono state date negli ultimi 3 anni, abbiamo un picco l'anno scorso in cui siamo arrivati a 17.500 borse, perché abbiamo preso anche i fondi grazie al ministro Speranza del PNRR. Non sono state riempite queste borse, glielo dico da subito, nel senso che ne rimangono vuote soprattutto quelle che riguardano emergenza, urgenza e anche anestesia e rianimazione, oltre a microbiologia ed altre. A questo punto le borse ci sono. In finanziaria abbiamo messo che da quest'anno in poi ci saranno sempre 12.000 borse l'anno, quindi se lei considera che abbiamo circa, aumentiamo, no, il numero degli ammessi a medicina, arriveremo a 14.000, per ora siamo a circa 13.000 laureati l'anno, con 12.000 borse siamo in linea, perché poi ci sono i medici di medicina generale. Il ruolo dell'università è quello di saper orientare meglio e collegarsi di più al mondo del lavoro. Si fa in parte, alcune aree lo fanno più di altre, però sicuramente se siamo partiti da una mia generazione in cui l'università era avulsa completamente dal lavoro, nel senso che doveva dare una formazione punto e che poi sarebbe stata la società a dover decidere cosa farne, oggi non è più così. Ci deve essere un ruolo proattivo dell'università nel collegarsi al mondo
mondo del lavoro, che non vuol dire fare solo corsi STEM, però vuol dire riuscire a prendere quelle relazioni e quei rapporti col mondo del lavoro che possono poi dare ai propri studenti. C'è poi invece un lavoro politico di cui oggi si discute, in cui dobbiamo arrivare a un riconoscimento che i nostri salari sono troppo bassi, soprattutto di coloro che hanno appunto speso anni nello studio e che hanno una laurea e che potrebbero esercitare una funzione di maggiore responsabilità. Lui purtroppo a 42 anni ha fatto una storia più classica. Oggi mi sento di dire che dobbiamo anche qui modificare e dare delle potenzialità maggiori. Sicuramente mi ha citato una delle facoltà su cui bisogna lavorare di più. Giurisprudenza oggi richiede sicuramente delle modifiche, modifiche che portino anche a un aspetto più pratico della loro attività, perché ci dicono che sennò non sanno scrivere le sentenze e quindi questo è un problema. Io mi vedo un giurista futuro che lavori anche sul problema della proprietà dei dati, sul problema dell'uso dei dati. C'è tutto un mondo con l'intelligenza artificiale in cui l'aspetto giuridico diventa fondamentale. Queste sono storie che fanno male a tutti, fanno male all'università, fanno male al sistema, fanno male all'Italia. Queste storie devono emergere, devono anche cercare di far cambiare soprattutto l'atteggiamento, perché questo è un problema molto anche di atteggiamento nei confronti del reclutamento universitario da parte di alcuni docenti. In realtà poi c'è chi invece si comporta bene, spero che continui a essere la maggioranza, e dal punto di vista di governo fare delle azioni, perché credo che sia giunto il momento, anche perché non siamo molto diversi dagli altri paesi europei in termini di produzione scientifica, eppure abbiamo un reclutamento che suscita molto più polemiche rispetto a quello che succede al di fuori dall'Italia. Quindi vediamo un po' anche gli esempi stranieri e vediamo di capire come potrebbe migliorare.